Le stime dicono che c'è una bella ripresa, una bella rimonta, che la campagna elettorale sta partendo e io sono molto fiducioso anche perché Mangialardi è il candidato scelto nelle Marche, in piena autonomia, rappresenta i territori e i sindaci, mentre l'avversario principale è un candidato scelto nelle spartizioni dei partiti a Roma. Lo ha detto ieri sera il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti durante un incontro pubblico in piazzale Collinuccio a Pesaro, a sostegno del candidato governatore del centrosinistra Maurizio Mangialardi. Presenti anche i candidati al Consiglio regionale, il sindaco Matteo Ricci e il presidente uscente Luca Ceriscioli. In vista delle elezioni del 20 e 21 settembre, Zingaretti ha colto l'occasione per lanciare un appello ai marchigiani. Salvate le Marche, difendetele soprattutto, difendete le Marche perché in gioco non c'è un destino nazionale ma le politiche di sviluppo. E noi stiamo entrando in una stagione politica e anche economica straordinaria. Ci saranno oltre 200 miliardi di euro di investimenti. Oggi il ministro Gualtieri è venuto qui nelle Marche a parlare di lavoro, di sviluppo e è possibile. E quindi io sono ottimista. Il segretario del PD è poi intervenuto sulla costituzione di una società che gestirà le infrastrutture della rete unica banda larga. Questo significa, ha affermato Zingaretti, mettere il piede sull'acceleratore. Il tema del digitale, cioè di permettere a tutti l'accesso alla rete, alla connessione, è strategico. Ti proietta nel futuro la connessione digitale e noi dobbiamo su questo correre e per fortuna, grazie al governo di centrosinistra, ora lo possiamo fare. Perché ci sono miliardi di euro che stanno arrivando grazie alle nostre battaglie. A proposito di differenze, noi abbiamo costruito queste condizioni con i finanziamenti europei. Tremo al solo pensiero se avesse governato la destra. Probabilmente quei soldi non ci sarebbero stati. Zingaretti ha detto la sua anche sull'alleanza sfumata coi pentastellati. Sono molto fiducioso che l'elettorato 5 Stelle sceglierà, ha detto, perché io ho rispetto per i candidati presidenti, ma in realtà tutti sappiamo che la scelta è a due e se vogliamo che la destra non metta le mani sul futuro delle Marche, ha concluso il segretario, io sono convinto che gli elettori, anche del Movimento 5 Stelle, faranno la scelta per vincere. Nei sistemi maggioritari a turno unico, o si sta di qua o si sta di là e visto che siamo tutti di qua a governare il paese, come ha detto la base del Movimento 5 Stelle, bisogna fare la scelta dell'unità. Quando ci si divide vincono gli avversari, quando si è uniti vinciamo noi.